è andata bene, prima partita vincente per la Lube, cosa? Le prime impressioni a caldo. Ah, i nuovi innesti si sono inseriti secondo me alla perfezione nelle dinamiche del sestetto, con Maika che fino alla settimana scorsa era fuori per infortunio alla caviglia, si è trovata alla perfezione con i compagni. Prima partita di esordio, Lube che vince, ora mercoledì c'è la Coppa dei Campioni, sarete di nuovo qua a tifare Lube? Come sempre, noi siamo instancabili, saremo sempre qua a sostenere i nostri ragazzi. Non arrivano questi giocatori. No. Non vogliono venirci a trovare. Che cosa gli avete fatto che non vengono in curva questa sera? Non lo so. Vi è piaciuta la partita? Tantissimo. Oggi finalmente sono riuscita a vederli per la prima volta quest'anno, visto che sto fuori, abito fuori, quindi una bella soddisfazione. Presidente di Lube nel cuore, prima partita all'Eurosole Forum, direi è andato tutto bene, grande pubblico, vittoria, c'è stato anche un po' di pathos nel secondo set. C'è stato il pathos, Piacenza è una squadra molto buona, si sta formando, è in via di costruzione ma può raggiungere ottimi risultati anche con il coach Alberto Giuliani, che adesso non vediamo l'ora di riabbracciare. È stato un grande pubblico, lo dicevamo, la Lube e noi come tifoseria abbiamo tanto potenziale, abbiamo tanto da dare, lo vogliamo crescere, vogliamo arrivare fino in fondo in un percorso veramente esplosivo, ce la possiamo fare tutti insieme. Draga Stankovic, allora è arrivata questa prima vittoria casalinga contro Piacenza, un paio di set per carburare come a Ravenna e poi avete giocato bene. Sì, dopo la prima partita dove abbiamo sofferto tanto, la seconda abbiamo giocato molto meglio, secondo me abbiamo ancora spazio per migliorare. Questi tre punti sono molto importanti perché sono fatti in casa. Adesso ci occupiamo della Champions e andiamo piano piano, un passo alla volta, e spero che questa squadra migliorerà avanti. Giulio Sabbi, allora una partita di grande sostanza la tua e una bella vittoria della Lube, anche se con una partenza lenta, un po' come a Forlì. Sì, diciamo che ci abbiamo messo un pochino a carburare, però devo dire che oggi è stata una partita dove ci siamo divertiti noi, si è divertito il pubblico e abbiamo ancora tanto margine per migliorare, ma devo dire che oggi è stata una bella risposta per questa prima partita davanti ai nostri tifosi. Mi sembra già buono, no? L'intesa e l'accordo con Christensen. Beh, diciamo che è facile attaccare così, perché comunque abbiamo quest'anno un grandissimo palleggiatore e diciamo che è facile, dai, siamo divertiti. Nel finale della partita abbiamo visto belle azioni, spettacolari, abbiamo visto anche esultare in panchina proprio per alcune difese, è quello lo spirito di cui lei parla, no? Ma io credo che la difesa sia un indicatore importante di quanto una squadra vuole vincere, soprattutto spesso si sottovaluta l'importanza della difesa, diciamo nell'opinione generale, nella pallavolo maschile, ma io credo che le squadre che fanno grandi cose siano squadre che difendono più di altre, poi se a questo aggiungono grande qualità in servizio, grande qualità in attacco, chiaramente allora lì sì che diventa veramente veramente importante il gioco di una squadra. Però io insisto molto su questo aspetto, che è un aspetto chiave, un aspetto dove c'è una parte di volontà e poi c'è organizzazione. L'organizzazione evidentemente arriva anche dalla quantità di lavoro, però credo che la volontà invece è determinata da un'iniziativa proprio mentale, e credo che la squadra abbia dimostrato. Abbiamo fatto fatica a farlo un po' nel secondo set, infatti abbiamo faticato, l'abbiamo perso, abbiamo perso tre o quattro occasioni di difendere palloni difendibili e l'abbiamo sottolineato, siamo riusciti a ripartire anche da questo punto di vista nei set successivi, dove continuando a fare alcune cose con qualità, ritornando a difendere molto, siamo riusciti a convertire diversi break point e questo ha determinato anche il risultato finale.